Carissimi pogonotomaniaci, bentornati e ben ritrovati sul canale di Pogonotomania. Rasatura domenicale. Purtroppo ieri ho fatto il secondo video sull'utilizzo dello chavette. Scusate, a fine video ho cercato di riguardarlo e il telefonino mi diceva che la scheda SD era in solo lettura, quindi non ha registrato una mazza, meno male, perché non è che sia uscito un video così bello da vedere, nel senso che sono reduce, qualcuno di voi lo sa, da un'operazione alla mascella, ho una decina di punti in bocca, sono dolorante, non riuscivo a tendere la pelle, ero tutto tremante e lo chavette mi ha lasciato pure un bacetto, quindi abbiate pazienza. Scusate, faccio ancora un po' fatica a parlare, faccio ricrescere la barba, lo faccio appena posso. Fra l'altro in settimana arriveranno delle novità, però questa mattina la barba è molto corta, l'ho fatta ieri nel pomeriggio, tornato dal lavoro. Avevo intenzione di fare un esperimento, cioè dopo che la mano si è un po' riabituata all'uso dello chavette, provare R41, che per chi mi segue sa che non è uno strumento a me molto congeniale, e vediamo un po' se l'abitudine allo chavette ha regalato alla mano un po' di esperienza necessaria per gestire bene il famoso squalo. Anzi, lo andrò ad armare con una Feder, ok? E spero di riuscire in questa rasatura perché, ecco, ribadisco, sono ancora un po' dolorante, quindi faccio fatica a tendere la pelle. Vabbè, vediamo un po' cosa verrà fuori. Avevo voglia di farmi la barba, anche perché avevo voglia di farmi la barba e quindi ne approfitto per provare a rifare il video. Dunque, lametta Feder, eccola qua, e andiamo ad armare il mio tallone d'Achille, questo R41, lo squaletto, giusto per farci ancora un po' del male, e vediamo cosa salta fuori da questa rasatura. R41 conosciutissimo, quindi rasoio di casa Mule, o Mule, che dir si voglia, potentissimo nella rasatura, ribadisco, barba di neanche un giorno, quindi vediamo un po'. Ho per l'occasione riesumato il tasso per avere un massaggio un po' più delicato sulla pelle e come sapone Lea, saponcino acquistato un po' di tempo fa. Ovviamente andrò a fare un montaggio in ciotola perché meglio non insistere sulla parte di mascella dove ci sono ancora i punti. Quindi vado a bagnare un po' il tassone, che è un mamma mattina presto, io numeri non, è un HK, sì, che una volta bagnato esplode come ci fosse una reazione nucleare all'interno. Sapone che monta subito, schiumaggio deciso, bello corposo. Eccolo qua, pennellone esagerato, aspettate che sposto un po' di roba, mi sciacquo il viso, partiamo con la rasatura, vediamo come va a finire, torno subito. Oi oi. Ecco, solo a mettere la mano mi fa un po' male. Oh, massaggio molto delicato. Come sempre questo mio tasso è leggermente pungente, ma è un pungente molto 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 piacevole. Sapone al quale non si può dire nulla. Montaggio lucido. E dicevo, spero il prima possibile di riprendere con lo chavette. Magari potrei riuscire a produrre il video giovedì pomeriggio, perché devo andare a fare controllare l'esito, diciamo, dell'operazione. Poi il mio capo mi ha lasciato la mezza giornata di riposo,
Quindi, se non dovessi farmi più la barba, giovedì pomeriggio sicuramente partirò con un secondo video sullo Chevette e domenica dovrebbero arrivarmi un po' di cosine nuove da provare. Nello specifico, ho acquistato un rasoio. Uno me lo manda, uno o due, non ho ben capito. Me lo manda l'amico Bruno Iepariello da testare. E poi mi sono procurato anche un sapone nuovo. Allora, schiumaggio, oserei dire ottimo. Non ho fatto pre-barba, vediamo la sensazione di R41. Ecco il famoso pelletto incarnito. Se n'è già andato. Allora, si evince sempre la presenza della lama, non c'è niente da fare con questo rasoio qui. La sensazione è quella, sì, con la mano abituato allo Chavette, diciamo che fa molta meno impressione. Senti che roba, secondo me è paragonabile a uno Chavette usato con l'angolo molto aperto. Sicuramente il risultato nella rasatura eccellente, molto profondo, che gli vuoi dire? Da usarsi per rasature quotidiane, siamo sempre lì. C'è chi lo fa, probabilmente se lo usassi io con una rasatura quotidiana a questo punto mi fermerei. Non andrei oltre con i passaggi, e a patto di avere una buona ricrescita, l'indomani. Ah, oi oi oi. Si può riutilizzare. Ma siccome non ho intenzione di riutilizzarlo domani, faccio un ultimo passaggio, quindi una sciacquatina e ritorno. Taglietti non ne vedo, quindi sono già strafelice così. Mamma mia, ragazzi, non è proprio periodo di video. Ho sentito una strappata. La cosa drammatica è che mi hanno detto per almeno una settimana, almeno minimo una settimana, di mangiare solo yogurt e gelato. Io sentire yogurt e gelato ho già perso 6 kg solo a nominare questi alimenti. Yogurt. L'uomo non è fatto per nutrirsi di yogurt. Il gelato, vabbè, una volta ogni tanto ci sta, però avrò mangiato 6 kg di yogurt in 2 giorni. Vabbè. Allora, sensazione sulla pelle, in questo momento un leggero, leggerissimo pizzicore. Quindi, evidentemente, è stata a brasa e dallo Chavette e da questo coso qua. Il contropelo è un animale, ragazzi. Un animale, ma di quelli cattivi. Sì, beccato l'angolo. Qualcosina migliora. Piano. Ok.
Zona baffi. E terminiamo l'azzonamento. Senti come attacca la lama, mamma mia. Ci avrei potuto mettere una lama più delicata, però non potendo fare trazioni, non potendo fare troppa pressione, cerchiamo di arrivare al risultato con lo sforzo minimo. Risultato ottenuto, quindi una sciacquatina al volo e andiamo di dopo barba, va bene, senza lume di rocca perché tanto problemi post rasatura non ce ne sono. Torno subito. Eccoci qua. Ok, allora, dopo barba, mitico Mennen, ne ho ancora uno di riserva perché pare che non sia più in produzione. Freschissimo, profumazione che mi piace particolarmente, un classico della rasatura. Ecco, brucia, brucia, brucia come non ci fosse un domani, quindi segno che la pelle è un po' stressata, dunque mi fermerò per qualche giorno. Allora, carissimi, intanto grazie per essere stati in mia compagnia. Risultato: sì, utilizzando lo Chavette ci si abitua maggiormente a rasoi del calibro DR41. Resta sempre e comunque uno strumento veramente profondo nella rasatura. Io ho un quasi BBS, ma poco ci manca. Avrei dovuto fare il contropelo per arrivare al BBS tattile. Non l'ho fatto perché sono reduce da meno di 12 ore fa da una rasatura con lo Chavette, quindi mi fermo così. Cremina Lea, cremina molto fresca se vogliamo, montaggio efficiente, efficace, oserei dire istantaneo. Una considerazione personale, stanno esplodendo soprattutto nell'ambito dei saponi, saponi su saponi, non si io non ci capisco più nulla. Ogni giorno esce un sapone nuovo. Ecco, è arrivata pure Puma, mo chiudo il video. Consiglio mio per chi inizia, c'è una scelta veramente impressionante. Ecco, ma prendetelo proprio come un consiglio, ma un consiglio banale. Cominciate con saponi modici, se vogliamo. Imparate, fatevi la mano con questi saponi qui che comunque il risultato lo danno e hanno una certa facilità di montaggio, non sono così tecnici e quindi portano prima a quello che è l'obiettivo di una buona insaponata. Poi ribadisco, quello che sta succedendo al mercato, non lo so, stanno cavalcando proprio la cresta dell'onda e boom, boom, stanno esplodendo saponi ovunque, quindi avete a vostra disposizione una ampissima scelta di strumenti. Quindi carissimi, io vi lascio qui, spero per giovedì di riprendermi, senz'altro per giovedì mi crescerà la barba e ci vediamo settimana prossima per il video, la continuazione dei video sullo Chavette e nel fine settimana andrò a provare i nuovi acquisti. Un saluto a tutti, è arrivata Puma, ce l'ho qua in mezzo ai piedi, vi saluta anche lei. Ve la faccio vedere. Vieni qua, fai ciao. Fai ciao, ciao, ciao. Ci vediamo settimana prossima. Ciao da Andrea, da Puma e dal canale della e da Pogonotomania, stavo dicendo una pirlata. Ciao ciao! Chiudi qua, Puma, schiaccia, schiaccia qua, schiaccia qua.